Bentrovati ai lettori della Press, oggi con l'appuntamento del martedì, con questa diretta che ormai è un appuntamento per chi vuole ascoltarci fisso, e oggi lo sguardo non può che essere a livello nazionale dove proprio in queste ore, in questi minuti, tra poco inizierà il discorso di Mario Draghi in Senato, oggetto, naturalmente ci sono le tensioni sull'invio di armi in Ucraina e sulla posizione dell'Italia nei confronti rispetto alla guerra che ancora agita, per usare un eufemismo, l'Europa dell'Est. È un discorso che ovviamente, al di là delle comunicazioni del Presidente, ha spaccato e sta spaccando la maggioranza con i 5 Stelle che, come sappiamo, si sono frantumati e hanno messo in scena l'ennesima, forse l'ultimo, gradino verso il basso della loro discesa. Da una parte il presidente del movimento Giuseppe Conte, che ha provato a mantenere una linea, tra l'altro largamente diffusa nell'elettorato 5 Stelle, cioè per quanto riguarda l'Ucraina, la necessità di presentarsi da parte del governo al consenso parlamentare rispetto all'invio delle armi, e dall'altra Di Maio che si è appoggiato completamente sulla linea del Premier Conte, che appunto non vuole, dopo aver avuto l'ok alcuni mesi fa, non vuole vincolare l'invio di ulteriori armi al sì del Parlamento. Una spaccatura profonda che testimonia, insomma, in fondo la completa involuzione del Movimento 5 Stelle, anche se si considera il fatto che alcuni li sono andati a ripescare, alcuni video di qualche anno fa, quando Di Maio faceva alcuni spot, no, per il referendum per l'uscita dall'euro. Ecco, tutto è cambiato, il profilo istituzionale del ministro degli esteri, che evidentemente è finalizzato alla propria carriera, tradisce il mandato originario e soprattutto in qualche modo rappresenta un'ulteriore frattura tra il mandato popolare e l'azione del governo. Sì, perché il presidente Draghi, con questa azione, cioè che formalmente, no, ha avuto già questo sì al mandato alle armi in Ucraina, non vuole avere vincoli, vuole avere le mani libere rispetto a un voto parlamentare che a questo punto diventerebbe complicato e probabilmente non assegnerebbe il sì all'invio di ulteriori armi in Ucraina. Del resto la guerra in Ucraina continua. Il presidente Zelensky ieri, invitato a un convegno, tra l'altro presieduto universitario, presieduto dall'ex premier Monti, è tornato a fare un appello all'Italia affinché invii ulteriori armi. Però, insomma, nonostante questi appelli, la guerra continua e i dubbi di chi immagina che l'invio di armi non possa che ritardare un processo di pace e che in fondo non faccia nemmeno il bene degli stessi ucraini, diventano sempre più forti tali dubbi. In questo contesto, però, in Ucraina l'abbiamo visto ieri, a Kiev continua la sfilata di personaggi, alcuni davvero al limite così lascia, alcune visite lasciano, come posso dire, quasi esterrefatti. Ieri, a poche ore di distanza, si è presentato al palazzo di Kiev di Zelensky Ben Stiller, il noto attore americano comico comunque, protagonista di tante commedie di Hollywood, e a poche ore di distanza dal presidente di Confindustria italiano Carlo Bonomi. Con Ben Stiller che ha fatto alcuni complimenti a Zelensky proprio sulla sua carriera d'attore, e con il secondo: "Io ero bravo non quanto te". Una scena che aveva avuto del surreale a riguardare. Noi abbiamo ripubblicato sul nostro giornale, lo potete trovare, l'intera visita. Tra l'altro è stata pubblicata sui social dello stesso presidente Zelensky. Una visita, ripeto, che poi ha fatto il paio con quella di Bonomi,
presidente di Confindustria italiano che, al quale Zelensky ha detto che avrà un ruolo, quale sarà il ruolo chiave delle aziende italiane nella ricostruzione dell'Ucraina post bellico. Davvero uno scenario che lascia interdetti, anche perché sì, questa continua, no, processione di personaggi così disparati al palazzo di Zelensky lascia in qualche modo anche qualche dubbio, no, sulla reale, no, situazione e sulla reale visione rispetto alle dinamiche oggi belliche, ma che hanno portato a quella guerra. Sappiamo che, insomma, la crisi in Ucraina va letta anche con fatti che risalgono quantomeno al 2014, a 8 anni fa. E questo è il quadro, un quadro che però, insomma, non è, è ancora una volta di escalation militare, un'escalation che vede coinvolte inevitabilmente anche il nostro paese. Ripeto, probabilmente oggi in Senato le comunicazioni di Draghi si concluderanno, ancora non è stato raggiunto un accordo in maggioranza, ma la richiesta del Movimento 5 Stelle di arrivare a discutere ogni volta l'invio di armi in Parlamento non verrà accolta. Probabilmente si arriverà a una sintesi a ribasso nel quale si dirà i nodi cruciali, occorrerà un maggiore coinvolgimento, ma che nulla vuole dire. Questo lascerà di fatto le mani libere a Mario Draghi, mani libere che però significano prima di tutto un coinvolgimento ancora una volta importante del nostro paese in un conflitto che al momento non si vede una soluzione. Tra l'altro, proprio Kiev l'altro giorno ha detto: noi non sediamo ai tavoli delle trattative almeno fino ad agosto, perché dobbiamo prima fare una controffensiva. È una situazione davvero pericolosissima e che vede il nostro paese in questo momento coinvolto in maniera importante. Ricordiamo l'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale l'Italia rinnega ogni tipo di conflitto, l'Italia ripudia la guerra, e questo forse quantomeno dovrebbe portare, no, a una maggiore prudenza, o quantomeno a un dibattito parlamentare. Un dibattito parlamentare che c'è stato una volta, e da quel sì, in questo momento, il Premier Draghi lo ha preso come un sì sine die per procedere a invii di armi continui. È, ripetiamo, una situazione che forse era imprevedibile fino a qualche anno fa e che oggi è davvero, per usare un termine neutro, pericolosa. In questo contesto si innesta il quadro economico, un quadro economico che con la crisi delle materie prime da un lato e con l'aumento dei costi dell'energia potrebbe rendere la situazione, se non in questi primi giorni di estate, ma con l'arrivo dell'autunno, esplosiva. Non si vede al momento una soluzione rispetto al caro gasolio. Oggi la benzina costa ovunque oltre i 2 euro al litro, nonostante i 30 centesimi di taglio delle accise. Il gas e l'energia, dopo gli aumenti del 70-80% di pochi mesi fa, si prevedono ulteriori aumenti e ne sono stati già annunciati nei prossimi mesi. L'inflazione superiore al 7-8% è una situazione per il nostro paese davvero quanto mai allarmante, anche sul fronte economico. Questo è il quadro, e in questo contesto ci si prepara inevitabilmente, a meno che non si pensi anche di congelare definitivamente ogni tipo anche di forma democratica, ci si prepara al voto. I 5 Stelle proveranno in tutti i modi a ritardarlo, ma evidentemente anche a scadenza naturale ci si dovrà andare, e a quel punto vedremo se le forze che oggi sostengono Draghi riusciranno a ottenere ancora una volta la maggioranza. Così non è stato, è stato alle presidenziali sì, ma nel voto di domenica non è stato in Francia, dove
il governo di Macron ha subito una forte battuta d'arresto, vedremo in Italia. Ultimo accenno a tutto il fronte antisistemico, lo abbiamo raccontato in queste settimane, dalle piazze dei no Green Pass al fronte di chi ha protestato anche per l'invio di armi, è un fronte che non guarda a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, che al momento è l'unica forza di opposizione al governo Draghi, ma è la prima forza che sostiene il governo e l'invio di armi, è un fronte decisamente antisistemico, ma che al momento è spacchettato in tanti rivoli. Si va da Paragone, Alternativa, da destra a sinistra, ormai insomma la catalogazione diciamo sulla linea destra-sinistra non è possibile. È possibile invece fotografare questo spacchettamento che al momento rende molto difficile la rappresentanza di questo mondo, che pure è molto, è teoricamente, numericamente importante, ma che al momento non vede una sintesi almeno partitica. Questo è il quadro, è davvero un 21 di giugno, un inizio di primavera preoccupante. Gli scenari sia economici che internazionali sono forse mai come ora allarmanti. Continuiamo a seguire questa situazione con un occhio ovviamente anche sulle vicende italiane, a partire dall'allarme siccità col livello del Po che non è mai stato così basso degli ultimi 70 anni, e con uno sguardo inevitabilmente ancora al Covid che in queste settimane abbiamo visto insomma un aumento dei contagi, e già i primi, diciamo da tempo, molti virologi prospettano un'ulteriore necessità di una nuova vaccinazione a settembre, magari con un vaccino, si dice, pronto a coprire anche le nuove varianti. Questo è il quadro, noi continueremo a descriverlo, vediamo, oggi daremo conto anche dell'intervento di Mario Draghi in Senato e delle eventuali risoluzioni della maggioranza. Ne diamo conto ovviamente sul nostro giornale, lapressa.it, per chi vuole seguirci, e per questa diretta, per questo breve incontro con i lettori, rimandiamo a martedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti e buona serata.